Cari growers, ben ritrovati nei vivai Le Georgiche. Oggi siamo qua per continuare il viaggio che abbiamo iniziato nello scorso video. Se ve lo siete persi, è linkato qua. Alla scoperta del ruolo che hanno le piante nelle conquiste spaziali e in secondo luogo nella loro capacità di depurare l'aria che respiriamo anche nelle nostre case o nei nostri uffici e non solo sulle stazioni spaziali o sui moduli abitativi che in futuro avremo su Luna, Marte e altri pianeti. Oggi vorrei vedere con te più in dettaglio quali piante assolvono questo scopo e in particolare quali inquinanti sono in grado di eliminare dall'aria che respiriamo. Uno di questi elementi pericolosi si chiama xilene, viene purtroppo prodotto anche negli uffici e nelle nostre case in seguito al funzionamento di stampanti, alla presenza di fumatori, anche per infiltrazioni dalle strade, eccetera, perché è un prodotto che si origina anche dagli scarichi dei veicoli, oltre che dalla pelletteria, dalle vernici. Una delle piante in grado di abbattere la presenza di questo inquinante è la Nephrolepis, che vediamo qua davanti a me. Una bellissima felce da interno, quindi ha necessità di stare a temperature sui 18-20 gradi. È una pianta che va molto bene anche in presenza di luce moderata, quindi se non avete ambienti particolarmente luminosi è comunque adatta. La cosa che raccomando per crescere al meglio questa pianta è far trovare sempre un pochino di umidità nel terreno, evitando ovviamente sempre ristagni idrici, ma ormai lo sapete, e nebulizzare frequentemente l'apparato fogliare, proprio perché è una pianta che si origina in un clima tropicale umido. Anche la pianta di Chlorophytum è ottima per abbattere i tassi di xilene, ma c'è un altro elemento inquinante che questa pianta è in grado di controllare, e si tratta della formaldeide. Borse e tovaglioli di carta, carta cerate, pannelli di compensato e tessuti sintetici sono le fonti primarie di questo inquinante. Il Chlorophytum è una pianta che ci può aiutare, come dicevamo, a controllarle, ed è anche una pianta molto facile da gestire, vuole parecchia luce, magari nelle giornate più calde e più soleggiate un attimino schermata, e con le bagnature procediamo sempre tenendo un pochino di umidità nel terreno, evitando ovviamente il ristagno idrico. È una pianta particolarmente bella per due motivi: anzitutto può stare anche appesa e quindi potete tenerla in un vaso sospeso in ufficio, in casa, abbellirà molto i vostri ambienti, e poi, se vi ricordate, è una delle piante pet friendly, e se siete curiosi di approfondire l'argomento qua sopra trovate il relativo video dell'argomento. Se il vostro ufficio o la vostra casa presenta delle zone particolarmente luminose, due piante che vi possono aiutare a controllare gli inquinanti sono la dracena e la sansevieria o lingua di suocera. In particolare sono molto efficaci sul controllo del tricloroetilene, un inquinante che si sviluppa a partire da sostanze adesivanti, vernici, pitture e in particolare dagli inchiostri delle stampanti, quindi in ufficio due piante molto adatte. Per ambienti meno luminosi possiamo ricorrere a piante come questa bellissima edera, che si adatta sia a zone luminose ma tollera benissimo anche posizioni un pochino più buie. Uno degli inquinanti che questa pianta vi aiuterà a controllare è il benzene, e il benzene è praticamente ovunque: nei fumi delle sigarette, negli scarichi delle auto, nelle vernici, nei farmaci, nei detergenti, ad esempio le cere per i mobili, quindi sicuramente vi sarà presenza di questo inquinante negli uffici o nelle case che abitiamo. Beh amici, un altro inquinante che sicuramente troviamo nelle nostre case è l'ammoniaca, che è praticamente in tanti detergenti, prodotti per la pulizia che utilizziamo quotidianamente. Come controllare questo inquinante? Ad esempio con una bellissima pianta di Anthurium. In particolare mi sono innamorato ultimamente di questa varietà Black Love, con la spata di questo colore molto scuro. È una pianta molto facile da curare che ha bisogno di luce, possibilmente non diretta. Se la spata scura dell'Anthurium non vi piace, possiamo sempre ricadere sul classico Spatifyllum che ha le stesse esigenze culturali dell'Anthurium e al pari dell'Anthurium ha anche la proprietà di depurare l'aria dall'ammoniaca. Qua abbiamo fatto una breve panoramica, ma sono veramente tantissime le piante che hanno queste proprietà purificatrici. Ve le ho elencate tutte e ben descritte nel post del nostro blog che trovate linkato qui sotto. Tutte queste piante le potete ovviamente trovare sul nostro negozio online, venditapianteonline.it, dove le potete acquistare e farvele recapitare
in maniera garantita fino alle vostre case. Prima di salutarvi, lasciate un like su questo video, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche in modo da non perdervi nemmeno uno dei nostri fantastici video. Io vi ringrazio per l'attenzione, dai Vivai Le Georgiche è tutto, alla prossima!